terre. È finito il carnevale. È pronta la mia tomba. Perché ci vuole tanto? Sono qui. Avvicinati. Devi parlare con te, chiaro, sono quasi solo. E sono anche giù con una calma. Odore di essere fresco, mi profumo per i bambini di gioia e di spirito. Mi chiamo Amanda. Tutti mi chiamano Lollipop. Mentre altri uomini facevano guerra a denaro, io sempre pronto al loro servizio. Accompagniamo le signore dal dentista o dal parrucchiere. Ritiravo la loro biancheria, portava spazio in cane, aggiustavo il loro frigorifero. Il bagno era tutto perfetto. Mai geloso, pretenzioso, inquisitorio, mai assente, io c'ero. Semplicemente. Dojo, il vecchio arrabbiato, così in Times, nacque il primo giorno del secolo nel letto di una donna. Certe persone dimenticano, ma non perdono il fatto che anche le madri sono donne. Le 20.000 sfide hanno soffiato, squintito, grugnito, gemuto, ansimato, perfino strillato, eccetera, ma con un'eccezione, nemmeno uno sbuffo di riso, che Dio mi maledica! Pagai, mi voltai, saltai con un mito al primo, e la cera del XIX secolo. La notte era calda, l'ultima prima della fine dei giorni di canicola, ed io osservavo le mura di lei con la chiesa romana e pensavo l'unica cosa che posso fare ora per questo mio cuore quando stanza in rovina e per donare l'espressione quella di fondermi. E ti hanno sempre ragione. La mia prima vittima, come direbbe il dottor Tredici, fu mio cugino Pedro, aveva 2 anni, io ero più vecchia di lui di 6 mesi. La mia seconda vittima, come la definirebbe il dottor Trebic, fu Otto, un uomo molto magro. Il numero converbe, grattandosi le nobili parti, disse: buongiorno, state questo pomeriggio inoltrato, come stai? Bene. Quanti anni hai? 10 e mezzo. Sei paese, occupata. Che nemici. Presi con cura la mira e colpì Otto nel bel mezzo del suo sedere ossuto. Lui cadde con la testa in avanti nel fuoco, mentre io, trionfante, declamavo William Blake: Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. A 17, un troppo teneri anni, mi isolai nella mia stanza accanto a questo. Fosca notava una trasformazione rivoluzionaria e mi osservava dallo specchio. Percorrevo in bicicletta la città cercando di ignorare i fischi dei ragazzi. Amavo entrambi con la stessa passione e innocenza e loro mi trattavano come la loro sorellina. Mi sollevavano, mi lanciavano in aria per poi riprendermi. O anche no. Nell'ho quanto terribile mese di maggio, persero entrambi la testa per una certa Giselle Gombrich. Sophisticated, little, I'm.
Mordecai Malamud. Solo che rispondeva raramente. Era sordo come una campana. Si chinò in avanti, il suo viso vicino al mio, per quanto mi consentisse il suo naso enorme, così che potessi leggerglielo sulle labbra, quando mi disse in tutta tranquillità che voleva liberare lo zoo. Questa sera, alle 9, fino a quell'ora devo riposare, perdoni. Una delle guardie e io mi apriamo le gabbie e le facciamo uscire. Verso la pietra si riesce poi a contare gli elefanti davanti. Il coccodrillo, seduto sulla capobranca, fa l'occhiolino. E i tigri fanno da guardie del corpo, seguono le scimmie, incuranti del traffico stradale. L'ultima cosa che fece, prima di smettere di respirare, aprì la bocca ed emise un barrito, chiamando aiuto, ma senza speranza. No, non voleva aiuto. Voleva qualcos'altro. Non gliel'ho dato perché non sapevo cosa fosse. Non sapevo nemmeno che stesse morendo. Sono colpevole.